titolo della lezione deriva da il titolo di un saggio di Alexander, che è City is not a tree in inglese, una città non è un albero, del 64. Alexander entrava in polemica contro, diciamo, la pianificazione di quegli anni e intendeva il concetto di albero in senso matematico, come un grafo. Cioè, per Alexander, un albero è un diagramma dove, che ha dei nodi e dove ogni nodo è legato agli altri da solo da un'asta, sostanzialmente una forma piramidale, dove lui faceva l'esempio, non so, delle unità abitative diventano una neighborhood unit, queste diventano un quartiere, tanti quartieri diventano una città. L'argomento mio è di questo tipo. Diciamo che la città antica è vissuta da noi come naturale, una sorta di vecchia pantofola o scarpa. La sentiamo come adatta ai nostri bisogni. La metropoli, che pure è determinata dal pensiero taylorista, per cui è generato dal pensiero ingegneristico, scientifico, dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, è sentita a noi come caotica, quasi come cattiva, disordinata, surreale, piena di problemi. Per cui nel momento che abbiamo distrutto la città antica e sostituito un pensiero forte per costruire la città nuova, c'è un problema di naturalezza. Ecco che tutte le teorie urbanistiche del Novecento prima o dopo ricorrono a una metafora proprio della circolazione, della linfa, pensate, diciamo continuamente paragonano la città a un organismo. È come se volessimo ridare naturalezza al pensiero analitico che ha perso questa naturalezza in un certo senso, forse quella qualità di abitudini con cui avevamo con la città antica. Ecco, io vedo lo stare insieme come un evento, diciamo, biologico quasi o sociale, che ha bisogno di un contenitore. E il problema è che il moderno, secondo me, ha cercato di generare un algoritmo generativo, lo vediamo anche una specie di revival di questi modelli matematici, dove, dato un input che è il bisogno sociale o individuale, c'è una specie di black box di funzione che dovrebbe generare scientificamente la forma. Mentre forse potremmo dire che noi siamo un po' i Paguri Bernardi dell'architettura, cioè forse riabitiamo delle architetture anche generate da tempi che non avevano gli stessi bisogni. Questo è interessante, il tema della permanenza dell'architettura oltre il tempo che l'ha generata, i bisogni, per cui si potrebbe, senza alcun tradizionalismo, no? Non voglio che le mie parole abbiano nessun sovrattono di questo tipo, pensare a un'idea dove la funzione sociale falsifica la forma più che produrla. Potremmo dire che sempre l'architettura è un'invenzione, lo dico in senso leonardesco quasi, che quando ci azzecca diventa necessaria ai bisogni sociali, li accoglie molto bene, no? Per cui io non credo che il bisogno sociale di per sé generi la forma, forse la forma coglie e rappresenta questi bisogni sociali.